Ciao a tutti ragazzi e bentornati nell'ultimo video dei libri dell'Avvento. Ebbene sì, siamo arrivati all'ultimo video di questo bellissimo percorso che ci ha portati finalmente al Natale dal 1° dicembre. Ho deciso di dedicare questo video a quello che è stato il principio che mi ha ispirata per tutto il 2018, ovvero quello di notare, di dare risalto alle cose belle che mi sono successe durante questo anno. Ne parlai lo scorso anno proprio in un video come questo, in cui vi facevo notare che tendiamo a sottolineare, a notare, a ricordarci soltanto delle cose brutte successe e mai quelle belle, come se fossero scontate o dovute. In quell'occasione quindi vi sottolineai il fatto che era bello invece notare anche le cose positive che ogni anno ci porta, perché è normale affrontare periodi più positivi e periodi più negativi, è un po' per tutti. Ma la differenza sta proprio nel decidere noi che cosa vogliamo ricordare, che cosa vogliamo tenere nella nostra mente, che cosa vogliamo che ci guidi per il futuro. E noi vogliamo che ciò che ci guida, che ci fa muovere, svegliare la mattina ogni giorno, siano le cose belle, non le cose brutte. E quindi è importante alla fine di ogni anno, ma alla fine anche di ogni giornata, sottolineare le cose belle che ci sono successe in modo che queste prendano il posto di quelle brutte e che insomma ci facciano dormire sogni più tranquilli. Nel video dello scorso anno mi avevate lasciato un sacco di commenti meravigliosi con tutte le cose belle che vi erano successe durante l'anno e io vi chiedo anche quest'anno di farlo, di farmi un elenco di tutte le cose belle che vi sono successe. C'erano stati matrimoni, nascite, ma addirittura piccoli traguardi quotidiani al lavoro, nella vita di tutti i giorni, con la famiglia. Avevate condiviso con me delle cose meravigliose che mi avevano dato tanta gioia e sono convinta che anche voi dopo averle scritte vi siete sentiti più fortunati. Perché insomma basta guardare un po' oltre la nostra porta per capire che non siamo più sfortunati del mondo. Quindi niente, anche oggi io sono qui per raccontarvi quali sono state le cose belle di questo mio 2018. Parto da una cosa semplice per farvi capire che appunto anche le piccole cose ci possono dare tanta gioia. Ho partecipato ad un concorso Canoro che si è tenuto nel paesino da dove vengo, insomma dove vivevo con i miei. Ovviamente niente a livello di X Factor, insomma, però era un concorso che aveva una certa importanza almeno nella zona. C'è stata una selezione, quindi dei provini, c'erano dei giudici di alto livello, tra cui per esempio anche il chitarrista, insomma uno comunque della band dei Negrita. C'era anche una televisione locale a riprendere il tutto, quindi insomma ospiti importanti. È stata una serata sicuramente una delle più importanti alle quali io abbia mai partecipato. In più io canto per hobby, proprio non ho mai avuto il desiderio di sfondare come cantante, anzi sono proprio, ecco, una cosa che mi diverte fare, quindi lo faccio con i miei amici negli spettacoli che preparo insomma nel mio paese, niente di più. Io avevo portato In Equilibrio di Ilaria Porceddu e questa mia esibizione mi ha portata a vincere il terzo posto, che per me è stata una gioia immensa veramente, perché avevo già superato delle selezioni, quindi anche il terzo posto per me era un traguardo enorme, quindi sono stata felicissima ed è sicuramente una delle belle cose successe quest'anno. La seconda cosa bella di quest'anno che ci tengo a sottolineare è sicuramente il fatto di essere riuscita a fare due belle vacanze. Due bellissime vacanze, anzi direi. La prima è stata quella di questo agosto, siamo andati a Karpathos, ho girato anche un vlog su questa vacanza, e l'altra la faremo tra pochi giorni perché passeremo il Capodanno a Copenaghen. Anche in questo caso quasi tutti noi siamo andati in vacanza, però io ci tengo a ringraziare, ad essere grata, ecco, per questa possibilità. Perché insomma non tutti gli anni sono uguali e questo 2018 mi ha permesso di godermi delle vacanze insieme al maritino, di poter visitare posti nuovi del mondo che non avevo ancora mai visto e di tornare ancora più felice con la voglia di ripartire. Ovviamente le cose belle più importanti le lascio alla fine. Altra bella cosa successa quest'anno è stata la possibilità di lavorare in un posto che mi piace veramente molto. Io ho fatto un tirocinio prima, poi ho avuto un contratto proprio come
dipendente, quindi un contratto un pochino più umano rispetto al tirocinio, a dicembre 2017, quindi praticamente era proprio l'inizio dell'anno, si può dire. E tutto quest'anno ho lavorato nello stesso posto dove ho la fortuna di lavorare con dei bravi colleghi, uso l'inglese che è la cosa, insomma, le lingue, quello che ho studiato io poi alle superiori, quindi sono felice di poterlo sfruttare e poi vedo effettivamente che il mio lavoro è apprezzato, tanto che vedo anche le mie responsabilità aumentare mese dopo mese, quindi mi dà tanta soddisfazione. In più è un lavoro quasi part time, nel senso che lavoro 6 ore al giorno ed è per me anche questa una fonte di grande gioia perché mi permette anche di vivere, insomma, parte della giornata per le cose che amo di più, ecco, al di fuori del lavoro. E ovviamente un giorno mi permetterà anche di potermi prendere cura in maniera migliore di un futuro bambino o bambini, insomma, che saranno. E di avere anche più tempo per loro. Purtroppo non ho un contratto a tempo indeterminato, però ecco, sono comunque grata per questo anno trascorso lì perché mi ha formata tanto e sicuramente mi ha dato tanto e speriamo di rimanere. Un'altra cosa bella fatta quest'anno l'ho cominciata proprio da poco, pochi mesi fa, quindi era ottobre, ovvero ho cominciato a fare catechismo nel mio paese. Allora, voi ormai, se mi conoscete da un po', insomma, sapete che io sono credente, sono cattolica. Adesso che vivo in questo piccolissimo paese di 300 anime, mi sono sentita, dopo i primi tempi in cui, insomma, mi sono ambientata, quando sono venuta a vivere qui, mi hanno fatto sentire a casa. E allora ho deciso di entrare ancora di più a far parte di questo piccolo paese, della sua comunità, e ho deciso di affiancare la donna che fino adesso ha sempre svolto questo compito di catechista in questo piccolo paese dove ci sono pochissimi bambini, e quindi ho deciso di aiutare lei ed insegnare anche io catechismo. Quindi ci alterniamo oppure lo facciamo insieme, abbiamo bambini della comunione, ragazzi della cresma, organizziamo recite, cori di Natale, per esempio. Insomma, è veramente una cosa che mi dà tanta soddisfazione, mi ha permesso di conoscere ancora di più gli abitanti del paese, mi ha permesso di conoscere i bambini e di affezionarmi a loro. So che può sembrare una cosa stupida, ma io sento tanto in questo periodo e mi emoziona a dirlo, la mancanza di un figlio, nel senso che lo so che arriverà. E lo so che nel mio destino c'è quello di diventare mamma, però l'attesa è pesante delle volte, perché l'adozione è qualcosa che richiede i suoi tempi, richiede tanta pazienza e anche un po' di sofferenza, quindi è così. Pensavo che l'avrei passato con un po' più di tranquillità, invece no, è ovvio, sono impaziente, ma sbaglio, perché insomma il momento arriverà. Fatto sta comunque che ho interpretato questa possibilità che mi è stata data per essere in contatto con dei bambini, avere modo di stare con loro, di giocare con loro, di farmi conoscere, di cercare anche di farmi voler bene, nell'attesa che poi arrivino i miei figli, quindi sono un po' i miei figli spirituali. E niente, questa secondo me è una cosa bellissima per la quale sono molto grata e non so, non trovo nemmeno le parole per esprimere, è una cosa che mi piace fare, mi diverto da morire e quindi è stata sicuramente una delle cose più belle di quest'anno. Ovviamente non potevo dimenticare un altro grande traguardo raggiunto quest'anno, ed è stato quello di aver pubblicato il mio primo romanzo, un sogno che rincorrevo da una vita, da sempre, veramente da quando ho imparato a scrivere. Sapete, proprio le fantasie che si fanno, ecco, io fantasticavo di presentare il mio libro, finalmente ce l'ho fatta e spero sia solo l'inizio di qualcosa di ancora più grande. Comunque un libro che è piaciuto, che ha riscosso successo, e questa è la cosa più importante di tutte. E niente, alla fine, insomma, è stata una grandissima soddisfazione e una cosa bellissima che mi ha regalato quest'anno. Infine, ovviamente non potevo non parlare dell'adozione, un'altra cosa bella, nonostante appunto sia, come ho detto, un percorso faticoso, non sempre positivo, non sempre insomma fa scappare anche qualche lacrima. In realtà, insomma, quest'anno, nel 2018, abbiamo dato il mandato ad un ente qui in Italia per l'adozione internazionale e tramite loro, insomma, abbiamo fatto domanda di adozione in Perù. Quindi abbiamo deciso lo stato dal quale speriamo arriverà il nostro bambino o i nostri bambini,
ed è sicuramente un passo importante. Bene ragazzi, io credo di aver detto più o meno tutto, è ovvio, ci sono tante le piccole cose belle che mi sono successe durante l'anno, però insomma queste sono quelle che adesso mi vengono in mente, le più importanti. Fatemi sapere le vostre, sono curiosissima. E come sempre vi auguro che tutti i vostri sogni si realizzino il prossimo anno, che sia tutto splendido, che riusciate a essere felici qualunque sia l'idea di felicità che avete voi. Grazie per tutte le cose belle che mi scrivete, per le cose belle che condividiamo, per i pensieri che mi mandate ogni giorno, che mi riempiono il cuore. Ho conosciuto delle persone splendide tramite questo piccolo canale. E quindi insomma è ovvio che vi debba augurare il meglio, perché voi per me ci siete sempre. E basta, io niente, vi do un bacione enorme, grazie per essere stati con me questi 25 giorni, questi 24 giorni, buon Natale, buon anno e ovviamente a prestissimo con un altro video, ciao!